Renzo, ultimo giorno qua a Portoviro. Grande Leandro. Mi piace fare questo programma qua. Mi piace. Anche a me. Mi diverto perché tu ne sai una più del diavolo. Sì. Anche due più del diavolo. Il diavolo purtroppo le sa tutte. Allora, su tuo suggerimento, sono passato per la Transpolesana, sì, che ritornavo da Verona, e ho visto l'insediamento di Amazon. Caspita, a bocca aperta, eh? Hai visto? Che gigantesco, che meraviglia. Poi tra l'altro mi sono guardato su YouTube il filmato anche del parco, perché non si può entrare nel parco fotovoltaico di San Bellino, altra grande meraviglia. Allora, grande opportunità o grande problema? Al di là dei 2000 posti che sicuramente impiegherà. Sarà bravo. Questa è una domanda che contiene in parte anche la risposta, ma è una domanda acuta. Grande opportunità e grande problema. Ah, e allora io ne so. E sarà un grande problema perché, sai, sono 50.000 metri quadrati per 5 piani. Quindi è. A 50.000 per 5? Eh sì, sono. Guarda, 250.000 metri quadrati. 2.000 dipendenti con punte di 2005 o 2004-2005 nei momenti di massima stagionalità. No, tra l'altro, non è l'unico che c'è in Italia. Quindi ce ne sono altri due, una a Piacenza e una un'altra parte che non so dove. E quindi, ma che volume d'affari e quanto porta via alle imprese medie italiane Amazon? Questa è una bella domanda, però mi permetto di dirti questo. La crisi del commercio è in parte figlia del, come viene chiamato, e-commerce, cioè tu compri per, sì, tu compri per internet e poi ti arriva il corriere a casa. C'è già da qualche anno, diciamo che nei danni che fa al piccolo, alla piccola struttura commerciale o anche media, perché secondo me ne risentono anche i centri commerciali, la provincia di Rovigo ha un vantaggio perché solo la provincia di Rovigo, e non solo però perché il cerchio sarà più grande, lo stabilimento che dà lavoro viene fatto in provincia di Rovigo, ma diciamo che la sottrazione di reddito avviene in un bacino molto più grande. Sì, questo sicuramente, c'è 2500 persone che vengono impiegate in provincia di Rovigo, vuol dire risolvere un bel po' di disoccupazione. Ecco, secondo me su non questo, troveranno neanche tutti quelli che servono, per sì, cui su questo ne sono d'accordo. Dopo non sono d'accordo che Amazon non lavori ad armi pari, nel senso che c'ha una fiscalità compiacente all'estero che l'italiano non potrebbe fare. Non ultimo il fatto che c'era un articolo su qualche giornale nostro dove un bar che fa 200.000 euro l'anno di fatturato ha dovuto chiudere perché non ci sta dentro. Certo. Quindi, certo. Ma su questo hai perfettamente ragione, però diciamo la verità. Su questo la piccola città, la piccola provincia di Rovigo non riesce a combattere questo che è un problema di sistema. Però il sistema potrebbe essere, nelle mie cose mentali, i miei giri mentali, tu hai lucubrazione, sì, volevo dire una parola però non potevo dirlo per una questione però abbiamo capito. O almeno intuito cosa il 90% delle aziende che hanno aperto dopo 5 anni chiudono. Io ho fatto un piccolo sondaggio nel mondo del commercio, ma non solo in provincia di Rovigo, dappertutto, cioè vedi che esistono le aziende vecchie che forse resistono perché per inerzia. Perché non dare agevolazioni? 5 anni non gli fai pagare l'INPS, non gli fai pagare le tasse, tanto gli spendono lo stesso i soldi. Tu per un'attività hai bisogno di 40-50 mila euro che vai a pescare o dalle banche o dalle famiglie. Certo. Quindi vai. Posso dirti? Sì. Questo è un ottimo suggerimento macro, cioè un suggerimento agli organismi dello Stato. Per ciò che riguarda Rovigo, noi possiamo dire che uno dei fattori positivi dell'arrivo di Amazon, che è arrivata da sola, sai, lo ha ottenuto, l'arrivo di Amazon dimostra a tutto il circondario delle 4, 5, 6 province che sono attorno a Rovigo, che noi siamo, viene chiamata così, un'area ideale di atterraggio per la logistica. Senza quindi dubbio. Arriveranno anche altre aziende, doveva arrivare l'IKEA, ma purtroppo anche lì un altro. Ne parleremo un'altra volta. È colpa dell'amministrazione. Bravo. Però di una amministrazione. Di una, sì. Ecco. Sì. Sarà sicuramente per imitazione l'arrivo di altri e metteranno in condizione la nostra provincia di invertire.
noi siamo una provincia che negli ultimi 8 anni ha perso quasi 15.000 persone. Stiamo diventando solo vecchi e un po' rincitrulliti, uso il noi come sentite, quindi se non invertiamo la rotta sarà veramente un problema. Quindi scuotere la nostra provincia, diamogli quello che merita, però la provincia deve saperselo meritare. Adesso ci sono queste condizioni. Okay. Comunque il discorso che dicevi tu è una cosa macro, dovrebbe essere a livello nazionale, agevolazione a chi ha attività. Posso dirti, visto che questo è un problema nazionale, è facile, è auspicabile che le normative nazionali intervengano su questo in modo da equiparare, perché è vero che i grandi boss di questi settori non pagano le tasse. Bezos, infatti, ma non solo da noi, negli Stati Uniti, a New York, ha tolto un investimento perché gli volevano far pagare, perché siccome lui è un nemico di Trump, allora c'è stata, era la stessa situazione, a New York, non... Ok Renzo, è sempre un piacere parlare con te. Mi fai diventare rosso se mi dici queste cose. Buona giornata, arrivederci.